Ciao Valerio, è tardissimo. Bravo. Dunque, cosa sto facendo? L'avete capito o no? Se non l'avete capito, basta che chiedete. Eh? Chiedete e vi sarà risposto. Ah, a quest'ora non mi si chiama. Soprattutto con un numero nascosto, poi non mi devi chiamare. Vincenzo, non ti si può nascondere nulla a te. Però non so se stasera vogliono uscire. Magari vogliono rimanere in casa. Questa deve rimanere una scheda di laboratorio in cui, da cui poter attingere per vedere com'è la situazione qua sotto. Perché qua sotto passano tante piccole tracce. Ne passano proprio tante. Ho un telefono che devo riparare che ha proprio questo danno. E siccome sullo Zillion che ho lì messo sulla testa hanno fatto una cosa un po' scarna, voglio riuscire a capire com'è veramente la situazione. Chiaro? La scheda funziona, non è rotta, anzi, funziona benissimo. Questo è quanto. Ora noi dobbiamo grattare piano piano qui per far uscire fuori le tracce che sono nascoste da questo primo livello di rame, no? Che sarebbe il livello superiore della scheda madre. Sì, sto cercando le piste. Stasera andiamo per piste. Diciamo che quello che in genere gli altri fanno con il giravi con la vite, io sto cercando di farlo venire fuori piano piano, vedete, si sta aprendo, si è aperto qui, qui, piano piano, gratticchiando, gratticchiando, senza rovinare la scheda, la apriremo e andremo a vedere com'è veramente la situazione qua sotto. La sto assottigliando sempre di più, grattandola con un bisturi. Una volta che si apre bene, possiamo guardare qua sotto. Sono proprio curioso di vedere come è fatto qua sotto. In genere sono i nostri utenti che fanno il danno spingendo una vite molto forte nel vano che non corrisponde a quella vite, quindi una vite un po' più lunga, la mandano fino in fondo e fanno un bel, devo dire, un bel danno, no? Danneggiano tutta la scheda madre. Invece qui io non voglio danneggiare, voglio che funzioni, ma voglio vedere scoperte queste tracce. Dovrei riuscirci, mi sono messo in testa di farlo e quando mi metto una cosa in testa non è tanto semplice togliermela dalla testa, no? Come vedete si sta aprendo. Oh, chiaramente questa cosa non si può fare quando c'è già il danno. Quello che si può fare quando c'è il danno è ricucire.
il danno, no? Cioè rimettere a posto le tracce. Ne passano tante qua sotto. Ecco, dunque, nel mio caso, nel caso che devo riparare, dovrebbe essere rotto le prime due che vedete qui sulla mia testa, sulla destra, e le altre due che stanno sulla sinistra. Però io so che qua sotto la situazione non è come quella che si vede sullo Zillion, è un po' diversa, per cui vorrei arrivarci in questo modo, piano piano, gratticchiando. Vedete, qui si è fatto un foro, adesso allarghiamo, cerchiamo di entrare, no? Qui sotto ci passano e continua questo, non devi chiamare a quest'ora, non ti risponderò mai. Vedete, si sta aprendo, no? Piano piano si ottiene l'apertura della scheda e mano a mano che si apre potremo andare a vedere che c'è qua sotto. Dunque, questa scheda non ha nessun problema. La scheda che ha problemi, siccome qui ci passano diverse tracce e ci passano quelle che riguardano il touch e riguardano altre situazioni, allora la scheda quindi ha il touch che non funziona, touch screen. E io penso che dipenda da qui, perché la scheda in questione, che poi vi farò vedere, ha questo danno in questo punto. Dove è andato a finire? Ah, qui. Ancora. Beh, questo è uno che sta prendendo in giro, eh. Adesso attiviamo il blocco delle chiamate, così la finisce di rompere i coglioni. Ok, l'attiviamo subito per fare le chiamate, eh? Che non è che uno mi deve rompere il cazzo a quest'ora, scusate l'espressione molto colorita. Ah. Allora, vediamo di silenziare il tizio. Allora, dove sta? Non disturbare. Ok, chiama pure adesso se ci riesci. Lo attivo anche qua. Quando uno rompe le scatole non capisce e lo fa apposta, secondo me. Facciamo così, tieni, prova a chiamare adesso se sei capace. Ciao, buonanotte. E che cavolo. Ok, scusate, ma ho messo il non disturbare perché c'era qualcuno che stava disturbando.
Si sta aprendo, alla ricerca delle tracce. Ne cerchiamo le tracce, ragazzi. Qui ce ne passano tantissime, più di quelle che vedete sullo Zillion. Ok? Che sullo Zillion ne vedete quante sono? 3, 6, 7, una decina, no? Invece qui sotto vi farò vedere che ce ne sono tante di più. A noi interessano quelle che, nel caso di un 6S che sto riparando, si sono danneggiate e che passano proprio qua sotto. Ok? Bene. Saluto tutti quanti voi che mi state guardando, che siete lì comodamente a spapparacchiati, che ne so, a guardarvi la diretta oppure a fare altro, che è meglio. E vabbè, allora, stiamo arrivando al dunque. Voglio fare piano piano perché non vorrei, come si dice, non vorrei fare io il danno, vorrei scoprire le tracce senza fare danno, come in genere si dovrebbe fare, no? Ecco qua, ci stiamo aprendo un barco, eh. Quello che ho in mano è un bisturi molto tagliente, per cui se non sto attento faccio io il danno qua. Non dovrei riuscirci a fare il danno, però sapete, se uno non sta attento. Ciao, ciao, ciao Vincenzo, buonasera.
Arriviamo al quarto, non al terzo, al quarto. Ma non credo che arriverò al terzo, eh. Vado solo al primo. Primo piano. Ci siamo aperti la breccia, eh? Piano piano andiamo avanti e arriveremo
al primo layer e là ci fermiamo e non andiamo più sotto. La scheda che ha problemi non è questa, questa funziona. Noi la stiamo aprendo qui per vedere da vicino le tracce che ci passano sotto. Siccome poi mi dice qualcuno di voi quali problemi, i problemi sono questi, cioè non funziona il touchscreen, non funziona il flash, perché qui sotto ci passano queste tracce che anche attivano queste funzionalità, no? Chiaramente il danno l'ha fatto l'utente perché ha messo una vite troppo lunga e ha trapanato la scheda. Io adesso sto aprendo la scheda ma senza arrivare tanto sotto, sto solo nella parte superiore. E infatti sono andato a vedere adesso perché con la lampada UV si vedono benissimo le tracce, ve lo farò vedere, no? Siccome sono rimasto nella parte superficiale, proprio sulla prima pelle, non si vede nulla qui, cioè non si riescono a vedere ancora che cosa è successo qui. No, in pratica non si vedono le tracce. Una volta che ho visto le tracce da vicino, perché lo schema non riproduce fedelmente quello che è qua sotto, avremo una visione d'insieme su cui poter lavorare anche sull'altra scheda, no? Diciamo che questa voglio che rimanga poi una scheda di lab, laboratorio, a cui poter attingere informazioni, ok? Perché funziona, ma sto aprendo io qui, senza creare danni, per vedere com'è la situation. O meglio, penso di non aver creato danni, ma vediamo. Io penso di essere rimasto a livello superficiale. Una volta che avremo pulito per bene, lo vedremo. Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, ma se non si ha questo, cambiate mestiere, perché questo mestiere sinceramente richiede tempo, richiede preparazione
richiede anche un bel po' di pazienza con se stesso e certe volte anche con gli altri. Allora, per farvi vedere intanto cosa voglio, dove voglio arrivare, faccio vedere la scheda che ha il problema, no? La scheda che ha il problema è questa che sto mettendo adesso sul banco. Allora, stesso punto, ma scheda diversa, eccola qui. Qui hanno già aperto, ecco qui. Qui ha fatto il danno il cliente, ha smembrato mezzo mondo, come vedete. Ora vi faccio vedere anche agli infrarossi qual è il problema. Si riesce a vedere, vedete tutte queste tracce che si intravedono lì? Tutte quelle linee? Bene, quattro di quelle sono state interrotte, rovinate alla grande. Vedete, si intravedono, no? Tutte quelle linee piccole, piccole, piccole. Quelle possono essere ricostruite al microscopio con un filo da 002. Ok, riscaldando la scheda questa operazione si potrebbe fare più facilmente, però voi sapete che riscaldando la scheda rischiamo di rovinare la scheda, quindi preferisco farla a freddo, perché a freddo io non do calore alla scheda, non la dovrei danneggiare, ma dovrei solo aprirmi qua il percorso per vedere sotto. Ok, poi certamente a caldo fare prima, tante cose sono certe. Qui è certo che io ci voglio andare piano e non danneggiare la scheda. Aprirmi sì un varco, ma senza fare niente di che. Ok? Mi sto aprendo infatti il varco, c'è ancora, vedete, un po' di rame qui in giro. Piano piano pulisco e voglio vedere qua sotto, tra la resina di vetro che intravedo, che cosa vede qui. Guarda, il fatto che il telefono squilla, chi se ne frega? Questo è uno che vuole perdere tempo, facciamogli perdere tempo. Non gli piace di perdere tempo, qual è il problema? Poi sapete che c'è? Quando vi danno fastidio, ignorateli. Vedete che schiattano? Schiattano dentro perché tu proprio non te li inculi. Questo qui non so chi è, nemmeno lo voglio sapere, visto che insiste con un numero sconosciuto, ma chi se lo fila? Ma chi lo conoscete voi? No, nemmeno io. Poi, se fosse anche una persona che cerca me per dirmi qualcosa, non è questa l'ora per dirmela. Abbiamo ben 8 ore a disposizione, no? Abbiamo messo per chiunque vuole parlare con noi. Poi ci sono anche altri mezzi, non è per forza che uno mi deve chiamare a quest'ora per dirmi qualcosa. Cioè, se proprio me la vuole dire, ma dimmela un'altra volta, va. Allora.
Dunque, signor Nicolò, questo tempo che sto perdendo lo sto perdendo per me, per prepararmi il lavoro. Ovvero mi sto, come si può dire, preparando una scheda madre per altre future eventuali lavorazioni. Questo quindi è tempo che perdo per il laboratorio, non per il cliente, perché poi è finalizzata eventuale riparazione di quella, ma speriamo di no, ma anche di altre varie ed eventuali, no? Quindi lo sto perdendo per me. Comunque, ipotizzando che ci siano quattro tracce interrotte, in genere noi facciamo come valore di ricucitura 50 euro a traccia. Ora, in quel caso, non so, vedremo che cosa, se il danno è stato procurato dal cliente, paga lui. Mettiamo caso che il danno l'abbiamo creato noi, non paga nulla, lo facciamo noi. Non lo so, io non ci ho lavorato io in primis su questa scheda, mi trovo questo danno, sto cercando di sistemare il danno, no? E venire incontro al cliente in ogni modo, perché il cliente chiaramente ha sempre ragione. Ora, se ci metto tempo perché mi sto preparando una scheda di riferimento, quello non è che lo devo addebitare al cliente, no? Perché so io che voglio lavorare sul sicuro e sto facendo questo, no? Non è che poi dico, oh, guarda, ci ho messo, che ne so, 10 ore per prepararmi una scheda di laboratorio, me la paghi tu, no? La pago io, perché sono io che mi sto facendo questo lavoro per un futuro, no? Poi magari mi rimane, perché questa, una volta che io l'ho aperta, non è che poi non funziona, no? Posso anche ricoprire il tutto poi con solder mask, e questa funziona completamente, non è che non funziona. Vediamo se si comincia a entrare a vedere qualcosa, eh. Non credo, però magari, perché sto ancora troppo sopra di livello. Però vediamo tante volte se qualche traccia adesso si comincia a vedere. Eccole là, vedete? Quelle lì sotto, qui su in basso, ne vedo già diverse. Eccole là, si vedono, no? Sono sotto. E quindi sono ancora sopra questo rame che sta qui, e ancora sopra le tracce. Non so se le vedete, ve le indico. Si vedono molto bene le tracce con l'UV. Vedete? Queste qui, no? Una, due, tre, quattro, cinque. Ne sono proprio tante. Guardate quante ne circolano qua. Sono tutte queste che sto cercando di scoprire, no? E poi andremo a fare quando so bene com'è la mappatura, no? Come è fatto, posso poi intervenire. Si vedono, no? Ragazzi, ditemi se si vedono oppure no. Perché purtroppo da voi si vede troppo rosso, invece dal microscopio si vede così bene, si vede una favola con la lampada UV. Adesso io non sapevo che se mi riusciva o
non mi riusciva la cosa, no? Però sapete, io sono anche un po' un pioniere, no? Uno che quando vede una cosa, un'idea che gli sembra buona, la segue anche a rischio di perderci la faccia, di fare male, perché fin dei conti chi è che apre le porte? Quello che va avanti, no? Io vado avanti. Sì, si vedono poco, però tra un po' le vedrete bene, che mo c'è sta tutto. E poi ripeto, non so perché, ma dal microscopio si vede una cagata. Mentre cioè, scusate, dalla camera si vedono poco, invece da qui, dal microscopio, fate voi la prova a casa se volete, mettete una lampada UV con le tracce sotto, ma si vedono così bene che dici, caspita, guarda, sono piccole, eh? Per cui per lavorarci. Poi è un casino, però se si acquisisce un po' di manualità come io lo chiamo microsaldature, se si acquisisce un po' di manualità in microsaldature, poi queste diventano semplici. Non sarà difficile nemmeno fare le microsaldature, però tutto è che uno si fa un po' di esercizio e se si esercitano. Ok. Vedete il buco? Adesso starà più o meno al 40%, no? Giusto? Se arriviamo un po' più avanti, se poi ci metto tanto, preferirò fare continuare offline perché non mi vorrei tediare a vedere che io sto scavando, no? Manco stessi cercando loro poi. Stiamo solo cercando di scoprire le tracce che sono qua sotto. Ok? Perché ce ne sono tante. E meritano di essere viste da noi. Allora, se riesco a togliere piano piano anche questo rame che è rimasto a terra qui, pulendo piano piano, le vedrete ancora meglio le tracce. Qualcuno mi chiede se ho scaldato. Roberto Baiocco, non ho scaldato, niente, zero, niente caldo, solo grattare piano piano. Non ho voluto assolutamente usare il caldo, perché con il caldo poi potevo fare qualche problema alla scheda madre, ok? Allora, vediamo se riesco a portarmi via il rame che è rimasto qua. Ma questo c'è già o è di più? Sapete che non capisco se questo stagno c'è ed è così. Mi sa proprio di sì perché vedo, già vedevo prima mentre che scavo tutti i puntini di questo, come si può chiamare qui, di questo rame.
li vedo anche qui, quindi questi non, purtroppo non li potrò portare via. Le tracce sono qua sotto, meglio che non scavo, che sennò va a farmi che vado a far danno dove non voglio. Vediamo se si vede adesso qualcosa. Penso di sì, però, perché già si vedeva prima le tracce. Vediamo adesso. Eccole là, sì, si vedono. Si intravedono, vero? Volevo togliere sta cacchiata qua davanti alle tracce, vedete qui? Questo copre le tracce, lo vorrei togliere. Le piazzole non sono tranciate, sono tutte integre. Sto pulendo la parte di sopra per vederle meglio. Con la lampada UV vedo perfettamente e con chiarezza tutte le tracce. Le vedo proprio bene. Sono sotto, c'è uno strato di resina di vetro che le copre, quindi non c'è nessun rischio di poterle tranciare, restando però a questo livello. Infatti non andrò sotto, voglio solo togliere questo nero che sta qui, che io con la lampada UV vedo perfettamente, c'è tutta una chiazza di nero qua, che sta venendo via, però ci vuole un po' di pazienza. Diamo una pulita. Quello che sembra sporco a quanto pare è il rame, che è questa roba qui. Con la mia lampada, quando tolgo, quello lì sembra sporco, sporcizia. Qui vedo che le tracce li passano attorno a questo gruppo di cose qui. Passano sia alla destra di queste di questa roba che alla sinistra e ne vedo diverse. Ora, se ci riesco, lo tolgo questo, se no lo lasciamo, andiamo avanti perché non è che ci dobbiamo soffermare qua, perché poi il problema sta più avanti rispetto a qui. Questo sembra proprio che si è, come si può dire, si è raggrumato, boh, una cosa del genere, ma vediamo.
magari viene via tranquillamente pure, no? È un po'. Allora, procedemus ante quem, dove stai? Me lo so perso, ah, ecco. Dunque, continuiamo, poi ci diamo un'occhiata lì. Andiamo avanti, vediamo se continuano a sorgere questi. Perché li vedo qui quei come pungoli di rame, no? E quando io tolgo il primo livello mi rimangono sotto. Probabilmente servivano da fermo a tutta questa massa di, come si può dire, di rame, no?
Stanno là sotto le nostre tracce, eccole lì. Sono tutte presenti. Dunque, è rimasto ancora un 40%, poi puliamo per bene e le dovremmo vedere perfette, ok?
Facciamo un'occhiata a vedere intanto come si vede adesso, poi eventualmente facciamo il resto. Vediamo un po'. Eccole là. Allora. Dunque, sì. Allora. Non so se le vedete, ma le tracce che passano sotto questa vite adesso si intravedono molto bene. Abbiamo qui, secondo come si vede anche su al nostro, come si può chiamare qui, schema che è sulla mia testa, no? Abbiamo qui, allora, una, due, tre, quattro tracce che passano qui, e lì ne segna tre, quindi sono forse di più sotto la vite, però magari loro, chi ha fatto lo schema, si sono fermati solo alla vite centrale, no? Poi ne abbiamo da quest'altro lato, secondo lì sono 4, 6, io vediamo quante ne leggo, allora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, 6, sono 6 da quest'altra parte. E al centro qui non vedo nessuna traccia, qui nella parte proprio centrale. Solo nella parte periferica, sì, come sarebbe lì sullo schema, ne vedo quelle. Ok? Adesso vi faccio vedere girando, stesso verso di come sta lì sullo schema dello Zillion, eccolo qui, vedete le due piazzole che sono TP8 e TP9? Questa e questa, e poi qui le tracce che scorrono sotto, eccole qua, vedete? Ve le sto illuminando, no? Adesso pulisco meglio questa robaccia qui e si vedranno ancora meglio, perché questo rame qui dovrebbe essere ancora nella parte superficiale e questo qui chiaramente ci impedisce di vedere bene. Allora, quindi ne vediamo una, due e tre da questa parte. Da quest'altra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pulisco ancora un po' meglio perché io poi questa zona qui sopra e sotto mi interessa anche per l'altra riparazione. Ok, bene. Comunque, come vedete, con un bisturi ho usato questo che è un bisturi piccolino, no? Questo qui, chiaramente arrotondato alla punta, piano piano grattando. Siamo arrivati al livello che ci interessava. Ok, adesso mi metto comodo per arrivare a togliere anche quest'altro rame qua davanti che disturba la visuale e poi le abbiamo tutte le nostre tracce. La scheda, vi ripeto, funziona, non c'ha problemi, non dovrei aver creato problemi, ma sapete voi, niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si può trasformare. Speriamo che non l'ho trasformato in una scheda che non funziona più. Sto pulendo, eh. Finché rimango al lato superiore delle tracce non dovrei far danni. Di per sé quindi è anche difficile fare un danno, perché vedete io ci sono andato col bisturi, ho mangiato diverso rame eppur non dovrei aver fatto danni, no? Quindi chi crea il danno con la vite veramente ci va giù parecchio, no? Adesso ho capito perché tutti questi punti di rame stanno qui, perché qui non ci passano le tracce. E quindi li hanno messi qua. La lampada è a raggi UV, non è a raggi X, eh? Lampada a raggi UV, non è una raggi X.
Vediamo come si vede adesso. Ok. 1, 2. Dunque, con la lampada riesco a pulire anche qualcosa che mi impedisce ancora di vedere. Dunque, allora, vediamo un po'. Qui ne passa una che non è indicata proprio sullo giro, che è questa qui. Poi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Forse la quinta sta qua sotto, vediamo un po' perché non riesco a vederla. Quindi allora, tirando le somme, passano a queste tracce qui, sotto la vite, 1, 2, 3, 4, queste dritte, di cui una va a finire qui con un puntino, eccolo qua. Quindi 1, 2, 3, 4. Da quest'altra parte, sotto la vite, ne possono passare solo due, una e due. Quell'altra sicuramente no, perché sta proprio fuori dalla portata della vite, sta qua sotto, per cavoli suoi non si vede per niente, qui ci passano poi le altre viti, no? Quindi sarebbe strano che quell'altra piccola, quella l'ultima qui a destra, sia interessata dalla questione. Quindi noi adesso andiamo a prendere la scheda che ha problemi, perché questa, ripeto, non ha alcun problema, l'ho solo, diciamo, aperta qui per vedere com'è la situazione, e adesso ho chiara la situazione. Quindi abbiamo, mettendoci nello stesso verso dello zillion, così, ok, abbiamo una situazione adesso che è chiara ai miei occhi, perché sul lavoro fatto sulla scheda non ci capivo una mazza e quindi non riuscivo a sapere come dovevo ripristinare la scheda. Allora abbiamo quindi la prima traccia che passa sulla scheda, che è questa, ok, e che finisce con un puntino. Sullo zillion questa prima traccia ve la indico. Allora, la prima traccia è questa qui, quella che passa sulla scheda, questa che adesso ho evidenziato e che dice up to touch reset L. Quindi questa qui è la prima che vi ho evidenziato adesso qui sul nostro
con la nostra lampada, sono andato avanti, ok? Vedete che va a finire con una come quella lì, no? Ed è questa qui. Questa qui è la prima traccia. La seconda è questa. E la seconda che cosa fa? Dovrebbe essere sempre qualcosa che riguarda il touch. Vediamo un po'. Questa. No, I2 C2 AP SDA e dovrebbe andare a finire sotto, secondo me, alla CPU. Vediamo un attimino. Sì, eccola qua. Ma sotto la piazzola M32 della CPU. Quest'altra parte va da qualche parte? No. C'è qualche altra cosa che è eventualmente evidenziato? Sì, vedete? Va sia questa piazzola va sia sul connettore delle parti frontali che su uno dei connettori del touch. Anche l'altra, secondo me, se io clicco, va a finire anche dall'altra parte, su un'altra piazzola che sta dall'altro lato, e va a finire sotto la CPU. Ok, questo è quanto. Poi, se andiamo alla terza traccia che intravedo, che è questa, ci troviamo davanti a una Touch to OVL Cell Data Request. Vediamo se va a finire, qui no. Anche questa va a finire sotto la CPU, eccola lì, piazzola numero. Dunque, siamo alla piazzola numero AJ34, ok? E questa era la terza. E poi l'ultima che potrebbe essere interessata al nostro danno sotto la vite, la quarta, un po' più difficile, ma potrebbe anche quella rientrare. Clicchiamo SPI OVL to COMPASS CL e vado a finire sto COMPASS. Dunque, sempre sotto la CPU, piazzola numero AF35, ok, e da quest'altra parte va a finire sotto a questo integrato qui, vedete, anche qui sotto. Questa è l'U3000 sulla piazzola A2. Quindi queste sono le viti in basso a destra di un iPhone 6S. Quindi ripeto, quando si danneggiano, non al centro, perché al centro ci sono tutti questi fermi che tengono stabile la parte di sopra. Qui sulla parte, diciamo, destra ci sono solo due tracce che potrebbero entrare in contatto, e se non mi sbaglio, queste due tracce si possono controllare su due punti di riscontro che sono qui e qui. Se non mi sbaglio, però, vediamo un attimo illuminandole, quelle due se vanno a finire su quei punti di riscontro. Io non me lo ricordo. Allora, un po', cliccando, sì, infatti, vedete, la prima va a finire sul TP19, la seconda sul TP18. Quindi possono essere controllate, no? Se c'è continuità da una parte e l'altra su quei punti di riscontro. Purtroppo su queste altre non ci hanno fatti i punti di riscontro, per cui magari questa prima qui può essere ancora controllata qui sul touch, perché no, può essere controllata solo dall'altro lato questa. La seconda si può controllare sul touch se non mi sbaglio, le altre purtroppo vanno solo sotto la CPU, per cui oppure vanno sotto il GPS lì, non possono essere controllato in altro modo, ok? Però, concludendo, perché adesso è anche ora di smettere, dunque abbiamo queste due tracce di qua che si possono danneggiare perché stanno proprio sotto la vite, questa qua e questa qui. Noi le possiamo adesso controllare, nient'altro che facendo così, prendendo un multimetro e facendo continuità con che cosa? Con quei punti di riscontro che vi ho detto, no? Un attimo solo che rimetta a posto la lampada UV. Allora, quindi questa qui è un po' scoperta qui, posso controllarla qui. Mettendo in continuità, vado qui e vado qui se non sbaglio. Vediamo un po' se non la vedo perfetta, ma qualcosa vedo, questa. Allora ho fatto liscio perché non ho sentito nulla. Vediamo. Riproviamo. Ma non sento continuità. Ah sì, l'ho sentito adesso. Poi se vado qui. Non si becca bene. Probabilmente è un po' dentro questa traccia, vediamo se riesco a beccarla. È qui. Sì,
Quelle due ci sono, no? Bippano anche e vanno a finire su quei punti di riscontro. Quelle altre purtroppo non possono essere da noi testate perché vanno a finire un po' altrove, tranne che una che va a finire sul connettore del touch. Quindi qui non c'è danno, non c'è niente. Prendiamo la scheda invece che ha il danno, che è quella che io vorrei riparare. E ho aperto questa scheda appunto per quel motivo, eh? Non per divertirmi ad aprirla, ma per riparare questo danno, eccolo qua. Non è stato creato da noi, però c'è. Questo si vede di meno perché c'è stato messo del solder must qui ed è allo stato brado, apertissima. Ok? Allora, se vi ricordate quello che abbiamo visto poco fa, qui ce l'abbiamo un po' a livello di disastro. Prendiamo la lampada UV e vediamo che riusciamo a capire di che cosa hanno fatto qua. Allora, mo prendiamo per buone che sulla destra. Per ora prendiamolo per buono che sulla destra hanno riparato, ok? Però io qui la cosa che noto è questa, che sono andati troppo sotto, secondo me, perché io vedo pure tutte altre tracce che qui prima non vedevo, no? Non vedevo nulla di tutto ciò, cioè tutte queste altre tracce che adesso qui vedo sotto non c'erano lì, c'erano solo queste quattro e queste due. Quelle altre, ma da dove sono uscite? E comunque sia, allora, la prima andava a finire sul cerchietto, è questa qui, e ci sta, mi sembra. La seconda, che è questa qui, è sballata, perché andava a finire dritto per dritto qui, ma io vedo che questo filo sta un po' come cavolo gli pare, saldato. La terza sta a posto, quindi sarebbe qui, se tutto va bene, di ricostruire solo la seconda come linea. E sarebbe a posto. E poi questa seconda è proprio quella che va sul touch. Ecco perché non funziona il touch, no? Perché questa è interrotta in questo punto qui. Io lo vedo, poi non so se voi dal microscopio, facciamo, zoomiamo più possibile, non so se voi dal microscopio lo vedete. Quella è interrotta più o meno a questa altezza. Vi faccio vedere dove è interrotta qui. Allora, non riesco a beccarlo. Allora, ecco qui, è interrotta qui. Infatti se io tocco questo filo, questo si muove, eccolo qua. Non lo voglio toccare tanto perché questi fili sono così sottili. Guardandoli così sembrerebbe di 3 km, ma se sono solo da 0,02 mm, piccolissimi, ok? Quindi qui sono andati molto più sotto di me, con la vite, bucando. Si vedono tutte altre tracce che prima non vedevo e hanno fatto questo ponticello. Questi due ponticelli devo controllare se sono fatti bene perché sinceramente non lo so. Sappiamo che si possono controllare con i due punti di riscontro in alto, no? Quindi se dall'inizio alla fine c'è continuità con quelle parti là, vuol dire che il lavoro è stato fatto bene, altrimenti no. Almeno per quanto riguarda queste due a destra. Queste altre quattro, di cui due erano tranciate, una sembra già rimessa a posto, che è quella del GPS, se non sbaglio. La seconda è quella del touch, che non è saldata bene e io devo rifare questa cosa. Ok. E posso anche farvi vedere che se la seconda, vedete, è illuminata, no? È quella che sullo zillion è illuminata e va a finire sul terzo dentino e poi sul boh, qua è quarto, quinto delle parti frontali. Fammelo leggere così la facciamo subito, sta prova di continuità fino laggiù. Dunque, allora, 1, 2, 3, 4, dunque, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, sulla nona. Contando da sopra sul J4002 che sarebbe poi nient'altro che il connettore touch LCD del nostro iPhone 6S. Poi va a finire anche sotto la CPU, ma se chiaramente lì da sopra sotto c'è continuità, anche la CPU avrà la sua continuità. E questa si chiama I2C2 AP SDA SDA. Allora, vediamo se c'è sta continuità, dopodiché ci fermiamo, perché abbiamo già dato abbastanza, abbiamo scoperto appositamente su un 6S le tracce per vedere che cosa c'era. L'abbiamo trovato, era un po' di petrolio e non so che altro. Vediamo questa qui che vi dicevo è un po' interrotta, se fa continuità con le piazzole che abbiamo detto, no? Mi allargo per farvi vedere meglio, allarghiamoci ancora di più, ecco qua. Bene, riprendo il multimetro, lo rimettiamo in modalità di continuità. E ci facciamo quest'ultima prova, poi basta. Allora, continuità.
Allora, vediamo un po'. Ok, quindi abbiamo detto nono, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questa piazzola qui, quindi. Allora, io ci sono, aspettate che vi faccio vedere pure io, sono già posizionato col multimetro sulla nona, toccando qua mi dovrebbe bippare, sentiamo. È interrotta e non bippa, se vado indietro però qui. Avete sentito? Laggiù, se vado indietro dove è interrotto, mi bippa. Se vado sopra, essendo interrotta qui, non mi bippa, vedete? Quindi questo filo è interrotto, come vi dicevo. Questi altri non dovrebbero essere interrotti, ma io chiaramente non è che vado a fare lavoro parziale. Che cosa farò? Aprirò un po' qui sotto, all'inizio della traccia coperta dal soldermaster, aprirò sopra e farò le prove di continuità con questi due cerchietti. Se dall'inizio, no? C'è continuità e anche alla fine, vuol dire che queste tracce realmente sono state ripristinate bene, altrimenti qua toglierò il solder master e rifarò questo. Quindi qui c'è da rifare un ponticello, e ne erano stati fatti due, ma uno è fatto bene, quindi non lo tocco. L'altro due non so se sono fatte bene, le dovrò controllare, però sa, già una cosa si potrebbe fare, questa qui. Vedete, se non c'è continuità qui per nulla su questi due cerchietti, intanto almeno quelle due non sono state messe in corto, no? Perché altrimenti mi toccherebbe le masse e farebbe bì da tutte le parti, no? E che cosa possiamo dire? Forse sono state ripristinate bene, perciò io ci ho spalmato il solder mask sopra e dico queste lasciamole stare così come stanno, ok? Dunque, quindi c'è da ripristinare una continuità tra il connettore LCD e touch, connettore delle parti frontali e CPU, che è questa traccia qui, la seconda, contando quelle sulla destra, e da controllare quelle altre due. E così il lavoro è fatto. Tutto quello che io ho scavato stasera non era perché mi ero impazzito, ma perché volevo capire come stava la situazione. Allora, quello che dice lo Zillion quindi è giusto, perché ci sono tre tracce, ma una non si vede sulla sinistra, è nascostissima. Da quest'altra parte ce ne sono quattro, ma quelle altre due stanno proprio fuori. Per rompere quelle proprio ci si devono mettere di impegno, ok? Spero in qualche modo di essere stato utile. Oh, per ultimo, qualcuno si sarà chiesto, ma comunque la scheda che Giuseppe ha massacrato funziona ancora? Vediamo. Magari voi dite, no, questa mola l'ha rotta perché io ho aperto le tracce, no? Vediamo. Se ancora funziona vuol dire che non ho fatto danni, no? Prendo una scocca qualsiasi, questa qui che poi è quella del cliente che sto riparando. Allora, la mettiamo all'interno, la scheda che ho distrutto, diciamo tra virgolette distrutto perché non credo di aver distrutto. Ecco qua, stiamo qui. Bene, allora. Oh, vi avete notato il mio nuovo tappeto com'è comodo? Eh? Questo l'ho comprato, l'ho pagato una cifra, però diciamo che ne ho guadagnato in spazio. E questo tappeto qui, essendo antistatico e anche resiste al calore, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, siamo pronti, eh? La scheda dovrebbe essere rotta, no? Perché io ho scavato, vediamo. Forse non è rotta, ma vediamo, 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 vediamo. Perché io col bisturi mi sono divertito stasera a tranciare una scheda. Poi chi non ha resistito perché ci ho messo un pochettino sarà andato a letto, spero. Allora, un po'. Ecco, adesso partiamo, eh. Mo non funziona più nulla. L'ho rotta, ragazzi, l'ho rotta, vediamo. Prova ad accendere, oh. Ops, è partita. Ma magari è partita casualmente, ma poi non funziona. Vi ricordo che ho tranciato un po' di cose, insomma, uno non può manco tranciare una scheda. Mo. Eccola qua, nessuna SIM installata, ok, è in ripristino, ma lo so benissimo che è stata azzerata, ripristinata, poi se io adesso faccio così e così, e interrogo qui, mi esce anche l'email seriale e tutto quanto. A quando mi vedete, questa scheda non l'ho rotta, la spengo, funziona, non l'ho rotta, ok, touch funziona, come vedete, ok. La scheda è stata quindi aperta al mistero, ovvero più che aperta al mistero, scusate, ma a parte gli scherzi, l'ho preparata per noi, per la
laboratorio perché uno possa vedere lì, come ho fatto io, come sta la situation e dire: ah, le tracce sono così. O chiaramente aprirò pure dall'altra parte, non stasera perché mo è tardino e me ne voglio andare a fare altro. Che ore sono? 10:40, ragazzi, è tardissimo, è tardissimo. Oh, domani abbiamo l'ultimo turno del corso per tecnici di laboratorio. Si conclude, ma si continua con lo stage. Abbiamo diversa gente a fare gli stage, anche gente che ha fatto il corso, che vi presenterò perché meritano, e sono diventati molto bravi, per cui meritano di essere presentati a voi come tecnici che sono venuti qui e non sapevano fare niente, niente, zero. Seguiti dal sottoscritto indegnamente perché io non sono nessuno. Adesso, insomma, se la cavano molto bene. Vi faccio vedere per esempio cosa ha fatto uno. Non vi dico il nome perché devo ancora finire di fare il lavoro, però giusto per curiosità faccio vedere che cosa ha fatto. Gli ho chiesto una cosa, di fare una cosa, una passeggiata. Allora, una cosa che sanno fare tutti, no? Gli dico: senti, per piacere mi stacchi una CPU, l'ha staccata, eccola qui. Non c'è più la CPU. Ho detto: poi me la ribolli e qui si sta preparando a fare il rebolling della CPU. Veramente bravo. Perché dovete sapere, uno che non ha mai fatto questi lavori, no? Che di punto in bianco si mette a fare questo, ditemi se non è da applaudire. Guardate come l'ha staccata qui, e come ha pulito. Questa è la CPU che mi ha staccato. No, ditemi voi, metteteci una pezza, tiè. Come vi pare questo? Come lavora? Oh, quelle che mancano sono null. Quelle zone macchiate, no? Di nero dove non ci sono piazzole. Questa l'ha preparata lui, non gli ho dato manco mezzo dito di mano. E qui c'è la CPU che gli ho spiegato la tecnica per fare il rebolling, lo farà da solo, da solo. Quindi la persona che è venuta qui con tanta umiltà si sta imparando, se farà progressi, sono contento per lui. Niente, no, niente invidia in questo caso, però mi sembrano che ci siamo, no? Guardate qua, mettiamolo a fuoco. Che vi pare? Mi sembra che non si è portato via. Ah no, sì, si è portato via per una cosa. Guardate qui. Qui gli è saltata l'induttanza qui, ma questa si rimette. Ah beh, ha fracassato l'IC. Questo lo vedo adesso, questo l'ha fracassato e pure qui. Però, incidente di percorso, anche questo qui l'ha fracassato. Però sapete, non l'ha mai fatto sto lavoro, eh. Se gli riesce a rebolare la CPU, rimette a posto questi pezzi, eccolo là che. Perfetto, no? Bene, io penso che vale un applauso, no? Perché mai fatto questa cosa e adesso è ok. Oh, io adesso ho aperto questa vite, dopo aprirò pure l'altra, perché come vedete dallo schema, pure l'altra ha delle tracce. Le voglio vedere, oh, sono curioso, voglio vedere come sono fatte queste tracce là sotto. E ci andrò sempre col mio. Io mi sa che devo fare il chirurgo da grande. Invece faccio questo, perché col bisturi ci faccio di tutto io. Bene signori, ho messo a posto anche un lavoretto fatto dal nostro utente, poi qui ce ne sono anche tanti, Anche Moreno è passato di qui a fare, come si può dire, a fare questo corso da me, adesso fa cose grandiose, io non glielo dico sempre in faccia perché poi noi, a me non piace lodare tanto le persone perché non vorrei che poi si insuperbiscano, no? Meglio sempre restare umili. Quindi io apprezzo il suo lavoro, ma in genere non gli vado a dire né A né B. Però, sinceramente, merita perché è venuto qui tempo fa. A proposito, volete farvi una risata? Allora, vi faccio vedere una cosa che voi non. L'ho detto qualche volta pure scherzando, no? Vi faccio vedere una cosa. C'ho qui questa bustina. Dove sta? Oddio, non me l'ho persa. Aspettate che la ritrovo, un attimo solo, che la vecchiaia non mi aiuta. Ho una bustina qui che mi ricorda una cosa di qualche tempo fa. Ve la volevo far vedere per curiosità, ma non la trovo. Vabbè, ve lo dico un'altra volta allora. Però comunque sia. Ah, eccola, sì, forse è questa, sì. Questa bustina qui, questa bustina con imbottita con due schede madri. Allora, dovete sapere, no? Che Moreno l'ho conosciuto quando era studente. E mi mandò questa bustina. Chi me l'ha mandata la bustina? Moreno.
Non ci credete? Che c'è scritto qua sopra? Si legge qui? Aspettate, forse da qui si legge meglio, va? Oh, che c'è scritto qui? Il suo nome. Mi mandò queste schede, una e due, e mi disse che voleva venire a lavorare da me. E anche questa. Anche qui, vedete? Di suo pugno scritto, no? E mi disse che cosa dovevo riparare qua. Qui dovevo riparare il wifi, se non sbaglio. E non so che altro. Ah sì, mancava il connettore touchscreen, vedete, no? E poi mi disse anche che quest'altra scheda c'era, mancava il connettore, una bazzecola, mancava il connettore dock. Però guardate qua dietro che ci mancava. Mi ripari queste schede, dissi, more, e quanto vorresti spendere? Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare, no? Questo era quando Moreno ancora muoveva i primi passi. Anzi, pure qua manca pure il wifi, pure qui se l'è mangiato, eccetera. E qui è una scritta, installazione touch, installazione C wifi, eccetera, eccetera. Questo è tempo fa, quando Moreno si rivolse ad iPhone Assist per delle riparazioni. Non mi ricordo se poi ne mandò altre anche, uno qualcosa gli ho riparato, qualcosa, dissi, ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Mi disse che voleva lavorare da me, gli dico, beh, per venire a lavorare da me prima fai il corso. Lo ha fatto. Adesso collabora, però lui ha altre aspirazioni. Giustamente è giovane, vuole fare altro e io sono, come si può dire, non sono affatto contrario. A proposito, mi ha mandato pure questa, sempre targata Cicerone Moreno, sempre lui. Questo è un iPhone 5. Aspetta, cosa aveva questo? Dunque, ah, in modalità di recupero, mi ha detto. Te la regalo, mi ha detto questa. Se riesci a recuperarla, è tua. Io non ci ho mai provato, sapete, perché poi. E si fa come questo, forse sicuramente riparte, no? Si fa sempre come lo dice il proverbio, lo scarparo va sempre scalzo. Bene ragazzi, abbiamo quindi fatto questa piccola operazione chirurgica a cuore aperto a un iPhone 6S, questa qui. Gli abbiamo aperto sinceramente il cuore, ci siamo andati a curiosare che c'è sta là sotto, ci siamo sincerati cosa troviamo lì, se uno un vostro utente, cliente qui a vita la vita più che posso, andremo a staccare pure questa perché ci dice lo Zillion che anche lì si trova il petrolio, cioè si trovano 1, 2, 3 tracce minimo. L'altra al centro invece, come vedete, non è segnalata. No, non c'è qui l'altra al centro, mi stavo sbagliando con la 6S. Andremo a vedere pure queste altre, quindi anche qui col bisturi aprirò e vediamo che cosa dovrei trovare. Questa qui che cavolo fa? Questa ALS2AP int L, sicuramente va sotto la CPU, infatti che sì, va sotto la CPU. Poi quest'altra qui era quella che va a contatto con la prima lì, quindi il touch reset. E infine quest'altra che è PCEAP2VLAN DevWick. Anche questa quindi andremo a vedere. Questa sta un po' più fuori rispetto alla vite, ma anche questa se ci si mettono d'impegno la potrebbero danneggiare. Caro ragazzi. Bene, questo è il lavoro che abbiamo fatto stasera, spero che in qualche modo vi sono stato utile, non uno che dice soltanto chiacchiere e perda tempo, ma che in qualche modo con questa mia come se, intenzione di fare qualcosa sia riuscito a trasmettervi un po' la voglia di fare bene il vostro lavoro, no? Perché quello è il principio primo. La seconda cosa, anche voi di osare, di fare di più, cioè voglio provare, voglio fare il pioniere, no? Ok? Ciao ciao a tutti. Buonanotte, vi auguro una buona giornata e una buonanotte, ok? Ciao ciao!